Calma e sangue freddo, eh. Allora, la prima cosa che devo dire in fase di replica è che non sono mai stato nominato tante volte in vita mia negli interventi come quando non ho parlato. E mi viene in mente il film di Nanni Moretti, Ecce Bombo, che si chiedeva se fosse notato di più a una festa se fosse andato o non andato. Oggi ho la risposta. Meglio non andare alla festa per essere ricordati. Ma il mio mancato intervento non è né una provocazione né un gesto di non rispetto, è l'applicazione formale del nostro regolamento, che prevede che la relazione sia scritta e che il relatore possa anche chiedere un'integrazione orale. L'ho fatto nel precedente provvedimento dove sono stato relatore, rimettendomi alla relazione scritta, nessuno ha detto niente e sarebbe auspicabile che tutte le volte che esiste una relazione scritta non ci si approfittasse di quel momento per andare a raccogliere. Credo che il ruolo del relatore, ancorché di maggioranza, debba essere un ruolo tecnico, non alla ricerca di applausi o cose del genere. Mi immaginavo che qualcuno avesse anche la volontà di leggerla, è una pagina e mezzo, non è che bisogna essere dei grandi matematici o ingegnere per scrivere che la Camera passa da 630 a 400 deputati o il Senato della Repubblica da 315 a 200. Il resto delle motivazioni sono politiche. La parte politica io la svolgerò nella dichiarazione di voto, dove potrò esprimere rispetto ai contenuti della riforma. La mia replica sarà pertanto solo rispetto a quello che è stato detto in quest'Aula. 80 interventi sono stati una bella discussione generale, quindi il dibattito si è svolto, così come si è svolto regolarmente per un certo periodo il dibattito in Commissione. Quindi siamo nella più ordinaria gestione del provvedimento. Ho sentito parlare molto spesso in questi giorni del provvedimento di riforma complessiva e non solo puntuale. Non si può cambiare un punto se non cambiare tutto, anche tutto il resto. Io devo dirvi, non ci casco più, perché ci sono cascato io come ministro nel 2005 e dopo aver fatto votare la riforma che cambiava tutta la Costituzione al referendum popolare, la stessa è stata bocciata dal voto. Dietro questi voti ci sono anche delle motivazioni politiche, così come è stata votata nel 2016 la vostra e è stata bocciata. Per cui i casi sono due. Io non credo che i nostri concittadini siano contro l'abolizione del CNEL piuttosto che la riduzione del numero dei parlamentari. Non vogliono che venga a loro sottoposto una serie di quesiti che per loro è incomprensibile, perché se no è il rifiuto e la riforma viene bocciata. Abbiamo preso per questo la strada di riforme chirurgiche, puntuali, in cui fosse chiara la volontà di quello che si andava a proporre e si andava a votare qui e nel caso anche da parte del popolo. Qualcuno sostiene che non è chirurgia ma addirittura microchirurgia, perché siamo andati a intervenire solo sul numero. Ma voi credete che non ci fosse anche da parte degli stessi membri della Commissione la volontà, per esempio, di andare a intervenire sull'elettorato attivo al Senato per farlo diventare un vero suffragio universale? Tutti l'avremmo voluto fare. Qualcuno non vorrebbe voluto abrogare il CNEL. Tutti avremmo voluto abolire il CNEL. Abbiamo scritto che riducevamo il numero dei parlamentari e ci siamo volutamente limitati a quello. All'interno di un contesto non di questa singola riforma, perché le singole riforme, se uno vuol vederle, le può vedere nel contratto di governo, che so che non è un documento, ma puoi comunque andartele a vedere, puoi andartele a vedere
o ricordare rispetto a quello che ha detto il presidente Conte quando ha richiesto la fiducia, oppure negli atti parlamentari delle audizioni del ministro Fraccaro, e lì troverete i singoli pezzi del Lego con cui si fa la riforma complessiva. Questo è lo stato dell'arte. Poi ho sentito anche tante altre belle cose, veramente ho sentito non solo parlare di riforme, ho sentito parlare molto della legge di bilancio, del decreto semplificazioni, ho sentito anche parlare dei numeri delle madri e dei padri costituenti, e questo mi sciocca, perché le madri e i padri costituenti non hanno mai scritto un numero nella Costituzione dei deputati e dei senatori, che nascono invece con una legge costituzionale del 1963. Io non credo che siano in gioco, ho sentito parlare di tirannidi, rischio della democrazia, tutto quello che volete. Io mi limito a quello che è il contenuto della legge. Volete o no ridurre? Perché il primo quesito è, li volete ridurre sì o no? Se devo prendere quello che è stato proposto e sostenuto nel corso di tutti gli anni, devo dire, mi sembra che ci vorrebbero ridurre il numero dei parlamentari. Però il dire un sì o un no non può essere quello che ho sentito per due giorni, sì, ma però. Lo facciamo domani, la riduzione. O facciamolo il fine settimana. No, ma c'è mia moglie che si sposa. No, come si sposa? No, c'aveva la comunione. O c'è il compleanno dello zio. No, adesso si deve andare a bersaglio. O uno lo vuole ridurre o non lo vuole. La riduzione che è stata proposta è una riduzione di 230 deputati e 115 senatori. Poi uno può essere non d'accordo sulla riduzione, può dire che li abbiamo ridotti troppo, può dire che li abbiamo ridotti troppo poco. Quello ci sta assolutamente, però all'interno di quello io voglio svolgere le mie valutazioni, così come l'abbiamo fatte in commissione, dove ci sono stati una serie di problemi che abbiamo affrontato e risolto. C'era il problema del Molise. Uno, due, siamo andati sul due, abbiamo risolto il problema. C'era il problema delle due regioni autonome di Trento e di Bolzano che sarebbero stati penalizzati e avremmo avuto anche un confronto acceso rispetto o meno i valori del dispositivo dell'accordo 111, l'abbiamo risolto. Avevamo il problema di quanto fosse il numero giusto rispetto al minimo che ciascuna regione dovesse avere. Si è dibattuto partendo dai 7 della Costituzione vigente. C'era chi ha proposto 6, 5, 4, poi abbiamo individuato il 3 come il numero più equilibrato, perché purtroppo noi abbiamo delle regioni che vanno da poco più di 300.000 abitanti a 10 milioni, e riuscire a garantire a tutte un equilibrio e rispettando che il Senato è eletto su base regionale non è stato assolutamente facile. Noi pensiamo che sia la migliore o la meno peggio soluzione possibile, però la matematica è matematica. Questa è una riduzione del 36,5%. Questo lo voglio dire anche rispetto a chi avete risolto, mi è stato detto l'opposizione, questo e questo problema, resta solo il problema degli eletti all'estero. Se esiste un problema, non può essere riferito agli eletti all'estero, perché da 12 passano 8 alla Camera e al Senato da 6 passano a 4. Perché se tutti a livello nazionale si riducono del 36,5%, per me la stessa riduzione deve essere applicata anche agli eletti all'estero. Rispondendo a chi parla alle mie spalle, che però sento, io sono uno dei pochi che ha votato contro la legge Tremaglia. Se fosse difesa dalla mia di volontà, io gli eletti all'estero li avrei aboliti del tutto. E infatti non l'ho abolita, l'ho ridotta come per tutti gli altri. Anticipando un discorso che faremo domani sugli emendamenti, ma
è l'ultimo residuo dei problemi rimasto, perché tutto il resto l'abbiamo affrontato, è il sistema dei pesi e dei contrappesi, che verrebbe, secondo qualcuno, rotto rispetto a un cambiamento del numero dei parlamentari. L'unica cosa su cui si va a incidere è il diverso rapporto rispetto ai 58 grandi elettori regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, per cui qualcuno propone una riduzione da un minimo, da un 3 di rappresentanti per regione a 2. È giusto o sbagliato? Io mi sono fatto anche 4 conti, se ritrovo il fogliettino, che non l'ho trovato veramente, forse è qua, eccolo qua. Allora oggi 58 grandi elettori regionali sui 1003 elettori pesano per il 5-8%. Con la nostra proposta, sui 658 peserebbero l'8-9%. Ma io non sto dicendo che noi mettiamo l'8-9% di scalmanati, di esagitati, di delinquenti. Io sto parlando di persone che sono state elette in consiglio regionale e per la stragrande maggioranza dei casi legittimati attraverso il voto di preferenza, e quindi non vedo di cosa ci sia di così allucinante nel fatto che siano 58 e restino 58 i grandi elettori a livello del Presidente della Repubblica. Non capisco da questa parte, mamma mia, questi italiani all'estero, io mi ricordo che c'era no taxation without representation, per me no taxation, no representation, qui ce n'avete già per una buona parte, quindi qualcosa vi è arrivata. Però se è così eversivo l'aver portato all'8-9% il peso dei consiglieri regionali, non capisco come possa essere poi sostenuta questa posizione e proposto un emendamento da chi nella passata legislatura aveva attribuito a consiglieri regionali e sindaci un peso del 13%, perché nel collegio elettorale votavano 630 deputati e 74 consiglieri regionali e 21 sindaci. Quindi mi sento tranquillo sotto questo aspetto. Questa sera, se ci sarà il motivo, e domani nel caso, ma penso già stasera, entreremo nel merito della valutazione dei singoli emendamenti. Vi ringrazio.